Zeman, buonasera Zeman. Possiamo dire che nel primo tempo è contento al 100% Zeman? Al 100% non c'è mai, però penso che ha fatto la squadra bene, a parte 4 gol, penso che qualche giocata si è vista e abbiamo solo qualche problema di giocare un po' più in verticale ancora. Lo ha fatto Lescano in occasione del rigore che si è procurato Merola. Chiede quello con più continuità? Sì, lo chiedo sempre, ma non me lo fanno sempre. Ecco, io in cronaca ho detto si è rivisto Cancellotti dopo un lungo periodo di assenza per il suo infortunio e si è rivisto molto Zemaniano perché va sulla fascia senza palla, fa i movimenti che prima non faceva. E lui va anche se parte ancora troppo lontano, quando c'è spazio, perché Merola ci fa spazio, lui sta fermo, invece bisogna andarci prima così si arriva più facile. Speriamo che lo capirà prima lui. Questo è il centrocampo migliore del Pescara nella sua idea con Palmiero, quindi la qualità come vertice, la fantasia di Rafià, i muscoli di Kraia? Ma io ho sempre detto che ho a disposizione tante possibilità di scegliere, quindi per ora insisto su loro, ma penso che dovrebbero essere provate anche gli altri. Secondo tempo è contento, visto che era del 4-0? Secondo tempo per me è da buttare, nel senso, certo che non ci sono più motivazioni su 4-0 secondo tempo, però abbiamo sbagliato troppo e abbiamo giocato al contrario di quello che dobbiamo giocare. Chiedo un'ultima cosa io prima di una domanda da studio da parte di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. È arrabbiato con Brosco per il cartellino giallo preso al 48esimo Saltera Taranto? Certo che è brutto, meno male che lo sapevano, ci si è detto, siete ammoniti, state attenti, non entrate da dietro, e l'hanno fatto tutti e due, Milani e lui. Vabbè, Quindi è arrabbiato con loro. avevamo 8 sotto di fila e penso che qualcuno doveva pagare. Mi dispiace che Brosco, che ha esperienza, entra lo stesso. Studio per una domanda al tecnico del Pescara Zeman. È davvero un inguaribile perfezionista, ma lo conosciamo. Fabio, una domanda per il mister. No, il mister faccio innanzitutto i complimenti, poi sicuramente un po' bugiardo quando lo conosco bene, quando dice che ci sono anche altri giocatori che meritano la maglia perché ha deciso lui già bene qual è l'undici titolare e gli do ragione perché bisogna dare una fisionomia alla squadra. L'unica cosa che vorrei dire al mister è che oggi è venuto a mancare un nostro ex compagno e quindi ci dispiace. In una giornata bella ci sta questa notizia brutta di Mimmo e quindi volevo condividerla con lui visto che siamo stati assieme quell'anno. Allora, due cose dice Fabio Ferraresi, una sulla partita che non crede quando dice che tanti meritano la maglia, ma secondo Fabio Ferraresi ha già una sua identità in mente, il tecnico Zeman con i giocatori che sta facendo giocare, poi è venuto a mancare oggi Mimmo Cecere e chiaramente Fabio Ferraresi voleva condividere con lei questo momento triste visto che siete stati insieme. Eh sì, eravamo insieme, purtroppo ci ha lasciato, anche se l'età non era per quello. Purtroppo non si può fare niente con salute. Mi dispiace per lui, anche perché lui ha lavorato ancora nel calcio, ha fatto procuratore, faceva procuratore fino all'altro ieri. Sul fatto che non Fabio Ferraresi ha detto col sorriso che è bugiardo sull'identità? Ma lui lo sa che dico spesso le verità. Grazie a Zeman, posso salutarla con una domanda flash, Zeman. È questo il Pescara che sognava quando è venuto in panchina? Già se lo aspettava così presto? Sì o no? Per me ancora non è quello, però spero che si impara ancora, poi si può anche peggiorare, però io vorrei che si fa meglio in tutte le fasi, sia centrocampo che difesa.